bel cortomusetto. Ce l'hanno in papocca, ce l'hanno incartato. Cortomuso e grosso culo, però. Mamma mia, porca miseria. Cioè, per poterla vincere sta partita, quello doveva succedere. Tiri in porta a zero. Espulsione e autogol. Se no non la portavano a casa mai. Potevano giocare quattro partite a fila e non la portavano a casa mai. Ma non perché noi abbiamo fatto chissà quale partita. Perché la Juve è proprio scarsa, scarsa, scarsa. Ma proprio scarsa. A me mi roda il culo. Ma perché abbiamo perso contro una squadra scarsa? Non perché abbiamo perso con la Juve. Solitamente la Juve sono partite di altro livello. È proprio scarsa, scarsa, scarsa. Mamma mia, in 10 contro 11, 0 tiri in porta, 0, 0, un qualcosa di veramente incredibile. Vabbè, oh, quello sto rosicando e non poco, perché insomma mi rode il culo aver perso la partita, ma non, ripeto, non tanto per aver perso contro la Juve, che comunque è sempre un gran match, ma perché hai perso contro una squadra veramente, e non voglio mancare di rispetto, ma veramente scarsa. E sfido chiunque a dire il contrario. Poi ragazzi, il calcio è bello perché va. Belli siete, ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. E ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nice nella casa del pane Balloon. Dobbiamo analizzare questa sconfitta. Cerchiamo. Vi chiedo scusa per la voce perché ho urlato e non poco per il nervoso. Però bisogna analizzarla, anche se comunque è una sconfitta, cerchiamo di farla col sorriso tra le labbra come si fa di solito. Cerchiamo di, insomma, c'è ben altro di peggio nel mondo, perciò analizziamola così anche se rode il culo. Però cerchiamo di farlo. Dai, prima di cominciare, però vi invito ad iscrivervi al canale, ragazzi, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se vi va e attivate la campanella per non perdervi mai nessun mio contenuto. Mettete un bel like al video, sostenetemi, sostenetemi, soprattutto perché passerò un paio di giorni senza voce, sicuro come l'oro. E ditemi la vostra nei commenti, fatemi sapere che partita avete visto voi, perché io ho visto una partita sinceramente brutta. Sicuramente non bella, non una partita dei livelli di Milan-Juve, dove nel primo tempo forse, no forse, senza il forse, il Milan ha cercato di fare qualcosina in più, però la Juventus ha preparato la partita in questa maniera qua, ha preparato la partita come la prepara di solito, chiusa, arroccata, chiudendo gli spazi, non facendo gioco, facendo confusione, insomma, e il Milan è andato a sbattere contro una squadra arroccata, un po' come contro il Genoa, un po' contro, no, anzi, ma forse il Genoa, no, forse, senza il forse, il Genoa ci ha messo molto più in difficoltà della Juventus, ma molto di più. Il Verona a San Siro, che ha perso contro il Milan 1-0, ci ha messo molto più in difficoltà della Juve, ma molto di più. La Juventus ha fatto la partita lì. Noi sbattevamo contro il muro, qualche folata di Leao, dove ha fatto quella bella azione dove Giroud tira girandosi in un fazzoletto e fa una gran parata di Szczęsny. A parte quell'azione lì, insomma, veniva molto difficile poter ripartire o poter fare qualche sgaloppata come Leao sa fare, perché quando gli spazi sono chiusi, e nonostante tutto poi comunque qualcosina l'ha fatta, è stato comunque l'uomo un po' più pericoloso del Milan. Io sinceramente la partita di Cho, cioè, alla fine mi spiace anche dargli un brutto voto, però insomma stava, fino a quel momento lì stava facendo bene, mordeva le caviglie a Kane, non lo faceva girare, era una partita maschera, insomma stavano lottando bene. A volte si incaponisce in quella situazione, secondo me si è incaponito troppo, è una palla veramente innocua quella lì, cioè su quella palla non si può fare quell'errore e poi fare quel fallo lì, perché sinceramente comprometti la partita. Poi è vero che secondo me, se devo essere sincero, per me il fallo da ultimo uomo, perché se no vale tutto, il fallo da ultimo uomo, sei ultimo uomo anche se lo fai a metà campo e c'hai tutti quanti dietro di te, però non mi sembra che lì c'è il fallo e c'è l'espulsione. Il fallo da ultimo uomo deve essere con chiara occasione da gol. Quella è una palla che sta andando, il portiere sta uscendo, sta arrivando Tomori. Proprio chiara da gol mi sembrava come situazione. E sinceramente al 40esimo del primo tempo rovinare una partita che sinceramente già faceva schifo di suo per un fallo del genere con un rosso diretto mi è sembrato troppo esagerato. Poi a livello di regolamento ci sta, lui ha deciso così, per lui è ultimo uomo, per me
è ultimo uomo, ma non è una chiara occasione da gol perché la palla andava e il portiere stava uscendo e poteva anticipare. Non è, cioè, Keane in quel caso non è in possesso della palla. Non è, la palla sta andando, se la stanno contendendo, uno è caduto, gli ha fatto fallo, ma bisognava vedere se Keane ci arrivava su quel pallone. Perciò, chiara occasione da gol? No, ammonizione. Almeno per me, poi non voglio essere troppo di parte, ma mi è sembrato una forzatura, secondo me, quel rosso lì, troppo esagerato. Sta di fatto che te lo prendi, te lo porti a casa, sostanzialmente la partita cambia, anche se poi, sinceramente, in 10 contro 11, noi, cioè, la partita è cambiata in cosa? Che noi prima cercavamo di fare un po' più di fare un po' più la partita e dopo non l'abbiamo fatta più. La Juve è rimasta uguale, eh? La Juve in 10, giocando contro una squadra in 10 o in 11, faceva le stesse identiche cose, il compitino, eh? E infatti, primo tempo 0-0, secondo tempo poi. Si apre con la Juventus che cerca di fare qualcosina in più, ma io sinceramente tutto questo grande valore della Juve, sta Juventus che ha meno uno dal Milan, sinceramente io, ma mamma mia veramente. A un certo punto sono arrivati i cambi e come al solito, perché devo essere sincero, lo dico proprio in maniera chiara e tutto, come al solito i cambi errati. Krunic, il grande pupillo di Pioli, non ho capito se in campo è entrato per giocare con la Juve o col Milan, perché prima palla toccata ha triangolato con Cambiaso. Cambiaso gliel'ha passata, lui ha fatto proprio l'1-2 al limite dell'area con Cambiaso. Ma Cambiaso gioca però alla Juve, non al Milan. Seconda palla toccata l'ha deviata in porta e ha fatto gol. Perché lì, su un tiro da 35 metri, tu ti devi spostare. Perché tu devi soltanto dare la possibilità al tuo portiere di prendere quella palla. Perché da 35 metri gol non si devono prendere mai. A meno che davanti hai Roberto Carlos. Ma siccome c'era Locatelli e il tiro non mi sembrava irresistibile, tu ti sposti così gliela fai prendere al portiere. Invece lui mette la gamba, la devi e la mette dentro. Perfetto. Senza calcolare tutto quello che ha fatto dopo. Probabilmente Krunic prendeva la palla e passava la palla a quelli da Juve. Un gran cambio, veramente. Abbiamo dovuto aspettare l'infortunio di Krunic per vedere una sorta di playmaker davanti alla difesa, cioè Adli, che non avrà fatto sicuramente la partita del secolo. Però sicuramente il suo, no? Sicuramente meglio di Krunic. E ora che è tornato Krunic, dobbiamo sperare che risucceda qualcosa per rivedere Adli, perché adesso Adli non lo rivedremo più, perché ci sono voluti 2 anni per metterlo titolare, solo ed esclusivamente perché non c'aveva alternativa. Adesso per rivederlo dobbiamo aspettare qualcosa, perché io non auguro l'infortunio a nessuno, ma se per vedere Adli bisogna sperare in qualcosa, lo spero, no? Più che un infortunio a Krunic, magari che venga espulso, qualcosa di... Almeno vediamo Adli, perché non si può vedere Krunic in campo titolare nel Milan. Krunic è un'ottima alternativa, è un giocatore che se lo metti a partita in corso fa il suo, quando ha voglia, ma titolare nel Milan, ragazzi, per favore, ve lo chiedo, per favore, risparmiatecelo, perché non si può vedere. Detto questo, chiedo scusa perché per me quel cambio è stato errato in maniera esagerata, perché tanto tu la partita non potevi non vincerla più, potevi non vincerla più perché però se si continuava a giocare come si stava giocando senza Krunic in campo la partita finiva 0-0 anche se durava 180 minuti, perché la Juventus a parte quel tiro da casa mia dove Krunic l'ha messa dentro non ha più fatto nulla. Un'altra volta al 93esimo, dove che però in maniera molto scorretta, con un giocatore a terra che ha la palla ai piedi, Tomori, la lascia perché gli viene il dolore, gli viene il crampo, loro prendono la palla e vanno a fare l'azione per fare gol. Proprio uno scorretto io capisco quando la palla non è nei piedi del giocatore, ma quando ce l'ha lui e la lascia perché al crampo tu ti devi fermare, sostanzialmente. Erano tutti fermi, tranne i giocatori della Juve che sono andati al tiro e manco sono riusciti a farlo il gol. Questo sta a significare che cos'è la Juventus. Poi va bene, è un video dove sto rosicando molto, però è così, perciò ragazzi bisogna prendere e portare a casa. Se dopo la sosta noi il nostro trend è perdere la prima e vincerne poi 4 consecutive, se sarà così anche quest'altra sosta ci metto la firma. Sarà difficile, perché domenica prossima vai a Napoli senza Cho, sì è vero che a loro manca Osimhen, però insomma non è che poi, insomma io oggi ci tenevo almeno a non perdere, non tanto per la testa, non mi interessa se è lì seconda o punto, non cambia niente, non è quello, è proprio perdere con la Juventus in questa maniera, una partita sostanzialmente dove te l'hanno incartata, dove la partita della... Allora,
Tu hai due possibilità, o fare la tua partita o cercare di fermare la Juventus. Tu sai come gioca la Juventus. La Juventus non ti può dare due, tre opzioni. La Juventus gioca in quella maniera lì, non gioca e spera e prega in qualche deviazione, in qualche cosa, perché Vlahovic e Chiesa sono inesistenti in questa Juve. Ho sentito dire dal cronista che Milik ha fatto una partita sufficiente, non mi ero manco reso conto fosse in campo, perciò c'è. Cioè, la Juventus è quella roba là, io mi sarei aspettato sinceramente un qualcosina di più dal Milan, perciò sinceramente rosico, non dico che la colpa è dell'arbitro, di questo, di quell'altro, la colpa è solo ed esclusivamente nostra, perché questa partita non bisognava assolutissimamente, secondo mio parere, mio modesto parere, perderla. Poi magari è solo un rosicamento da tifoso, però insomma io la vedo così. Dai ragazzi, vi auguro una buona serata, una buona domenica. Ci vediamo domani per fare l'analisi della classifica e di quant'altro. Belli siete, vi chiedo un bel like, come dico sempre io. Bye bye.